Siamo collegati con Libera Cesino, l'avvocato Libera Cesino, fondatrice dell'associazione Libera dalla Violenza e avvocato penalista. Buongiorno avvocato, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, io vorrei partire subito dalle sue parole. Libera dalla violenza per me non è un semplice lavoro, è ciò per cui vivo. Siamo su questa terra per aiutare gli altri o forse semplicemente per aiutare noi stessi. Partiamo da queste sue parole per raccontarci e per spiegarci che cos'è Libera dalla violenza. Libera dalla violenza nasce 10 anni ormai, infatti abbiamo appena festeggiato il decennale al Senato con grande orgoglio, in quanto appunto aiutare gli altri e la cronaca purtroppo ogni giorno ci racconta quanto diciamo gli eventi, i casi di femminicidio, la violenza in generale, ma in particolar modo la violenza endofamiliare sia un fenomeno purtroppo quotidiano. Per cui sono stati 10 anni di grande impegno, di grande dedizione sia nella prevenzione del fenomeno che nel contrasto dello stesso, e mi spiego meglio. Facciamo tanta prevenzione soprattutto nelle scuole, in quanto i ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento positivi, di punti di confronto, ovviamente come diciamo noi da sempre di Libera dalla violenza, rappresentati da professionisti che con sensibilità e competenza possano relazionarsi a loro, e di difesa purtroppo nelle aule processuali. Io sono un avvocato, sono il presidente Libera dalla violenza, ma la rete di scopo è fatta da tanti avvocati e professionisti che nelle aule d'udienza difendono le vittime e i minori che purtroppo, anziché trovarsi in una famiglia fatta d'amore, di cura, e purtroppo troppo spesso si trovano a vivere orribili e inenarrabili esperienze. Avvocato, le chiedo di rimanere collegata con noi perché abbiamo un tassativo che dobbiamo rispettare, quindi andiamo in pubblicità, resti con noi perché poi torneremo insieme su questo delicato e importante argomento. Grazie. Libera Cesino, fondatrice associazione Libera dalla violenza, qui con noi per parlarci di questo importante tema. Come funziona lo sportello, avvocato? Libera dalla violenza è uno dei primi sportelli antiviolenza online a livello nazionale, quindi è importante appunto sapere che è diffuso su tutto il territorio nazionale ed è attivo praticamente H24. Si digita semplicemente www.liberadallaviolenza.org, quindi da qualsiasi cellulare o computer, ormai ogni italiano ne ha almeno uno, possono appunto digitare liberadallaviolenza.org e avere le informazioni o richieste d'aiuto e interfacciarsi con la rete di scopo che in maniera chiara ed evidente anche per la trasparenza potete appunto, si può vedere sul sito, quindi ci sono tutti i professionisti e i curriculum dei professionisti pronti a rispondere alle richieste di aiuto. È anonimo, è gratuito e soprattutto nel momento in cui ci scrivete o sul sito o anche sui social, come dire, dall'altra parte si ha a disposizione una serie di professionisti competenti e disponibili, pronti a vestire, come diciamo noi, in abito sartoriale in base a quelli che sono i bisogni specifici della vittima o della persona che richiede aiuto. Ecco, ricordiamo, avvocato, che il 25 novembre è la giornata di sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne, però non basta solo una giornata per sensibilizzare. Se esiste Libera dalla violenza è perché purtroppo esiste la violenza di genere, la violenza sulle donne. Possiamo sperare in un futuro in cui la vostra associazione, ma tante altre, faranno solo prevenzione, nel senso educheranno solo all'amore e al confronto e non si occuperanno invece di aiutare le donne maltrattate?
Noi lo speriamo, ogni giorno vediamo vite umane salvate, per cui il nostro messaggio sempre e comunque positivo, nonostante tanta violenza ci viene raccontata e vediamo e tocchiamo con mano. Soltanto che ci si deve proteggere sempre e comunque, e la difficoltà sta nel fatto che si deve capire che ci si deve proteggere dalla persona il più delle volte più vicini a se stessi, che vive in casa con noi, che dorme con noi, che mangia con noi. E quindi questa è la difficoltà, vedere il mostro nella persona che invece dalla persona da cui ci si aspetta amore. E quindi avere sempre gli occhi aperti, cercare in tutti i modi di guardare sempre le cose anche che attengono alla sfera sentimentale con oggettività e chiedere aiuto. A Libera dalla violenza, ai centri antiviolenza, ormai, come dire, tutti parliamo e siamo pronti ad essere disponibili ad aiutare anche voi stessi. Noi crediamo tantissimo nella comunicazione. La comunicazione, l'informazione è un potentissimo strumento di prevenzione. Questi momenti sono preziosissimi perché si danno dei punti di riferimento e se si è a conoscenza nel momento del bisogno. Si chiama e quindi assolutamente sì, ogni vita salvata per noi è un grande successo e questo ci dà la forza ogni giorno di esserci ed esserci sempre più convinti. Grazie Avvocato, grazie per questo straordinario progetto, il vostro impegno appassionato. Noi chiudiamo qui questa chiacchierata, magari sperando di ritrovarci anche in seguito. Assolutamente, sì, torneremo a sentirci, avvocato. Ricordiamo il sito liberadallaviolenza.org e naturalmente, come ha detto lei, vogliamo essere un punto di riferimento, quindi contattateci anche voi quando ci sono delle iniziative, degli eventi, vogliamo fare proprio da cassa di risonanza. Grazie, Grazie, grazie a voi. buona giornata e buon lavoro.